Sono più che indignato, sono proprio incazzato. Non si può dire, ma è così. In questo momento sento una forte indignazione, ma anche un certo sollievo. Sono indignato prima di tutto contro l'indifferenza di tutti coloro che continuano a far finta di niente o hanno fatto finta di niente fino a ieri e adesso invocano un cambiamento, ma sono anche sollevato perché una minoranza sempre più consistente che da tempo attacca il pensiero unico dei partiti sta avendo sempre più forza e prospettiva. La chiamavano antipolitica mentre è desiderio di una nuova politica. La maggioranza e l'opposizione non vogliono capire che c'è un nuovo vento, una nuova spinta antioligarchica dal basso. La mia è un'indignazione grandissima, lo grido pubblicamente da tutte le parti. Il messaggio di Gesù, prima della fede viene l'etica, è completamente disatteso, tradito, l'incoerenza è totale. In questo deserto risalta ancora di più il fulgido esempio di coerenza e generosità di Vittorio Arrigoni, nuovo profeta che viene dalla striscia di Gaza e che morendo invoca «Restiamo umani!». Io lo chiamerei profeta disarmato, laico, che dice al mondo occidentale e orientale la cosa più giusta nel momento più vero. Forse è troppo arduo essere dei portatori di speranza, troppe le attese che ci si sente addosso, troppe le inadempienze e le delusioni che inevitabilmente si accumulano, troppe le invidie e le gelosie di cui ci si sente oggetto, troppo grande il carico d'amore per l'umanità e di amori umani che si intrecciano e non si risolvono, troppa la distanza con ciò che si riesce a compiere. Sono più che indignato, sono proprio incazzato. Non si può dire, ma è così. Fanno finta di niente, lo chiamano governo del fare, ma quello che sanno fare sono solo gli affari loro. Sono anni che vi danneggiano l'intelligenza critica e vi nascondono la realtà, affermando sempre che se qualcosa va male, la colpa è sempre e solo degli altri. Della comunità europea che non ci capisce o ci invidia, dei mercati, della borsa, della speculazione, della crisi mondiale, della bolla speculativa USA, della concorrenza cinese dai prezzi troppo bassi. Anche Benito Mussolini vedeva complotti anti-italiani dappertutto e si è visto come è andata a finire. Ci governa gente che ragiona così, cioè poco e male. I governi servono proprio per affrontare e governare la realtà e più questa è ostile, più un bravo governante tira fuori idee e programmi per superare gli ostacoli. Oramai non si tratta di distinguere tra destra e sinistra, ma tra chi pensa e chi non pensa. La sinistra non serve a niente, neppure lei, se non pensa. Questi governanti sono come bambini. Per loro la realtà non esiste. Abituati come sono a realtà televisive confezionate e servite in tavola per addormentare la gente, per ingannarla. Vanno mandati a casa. Sono i mercanti che insozzano il tempio della politica, che insozzano e fanno a pezzi la casa del bene comune e vanno cacciati via, così come Gesù cacciò a pedate i mercanti dal tempio di Gerusalemme. Questi politici hanno prostituito il verbo «sinite parvulus a me venire», «lasciate che i fanciulli vengano a me», con «lasciamo che i giovani vadano in malora e lasciate che gli affari e i quattrini vengano a noi». Gli unici che possono cacciarli dal tempio siete voi, cari giovani. Gesù oggi siete voi. Siete voi i suoi discepoli e i suoi profeti. L'economia va male, l'occupazione va malissimo, il debito pubblico è una pietra al collo che ci trascina sott'acqua. Voi giovani non avete un futuro? Mica è colpa nostra, mica è colpa di chi ci governa, è colpa sempre degli altri che non sanno capire quanto siamo bravi, forti, intelligenti, con un'industria di livello mondiale, un'economia imbattibile e una finanza molto creativa. A questi bisogna regalargli un disco con la vecchia canzone. La colpa non è mia,
è tutta colpa del Baglione.